rapporti, i differenti rapporti che si intrattiene con i cosiddetti stakeholders, come li interpreta, come si pone nei confronti soprattutto del concedente, quindi dello Stato che tramite concessione affida l'assista alla gestione di alcuni giochi, ma come si pone nei confronti dei giocatori, del cosiddetto gioco responsabile, gioco sicuro, come si pone nei confronti dei propri dipendenti, perché come sentirete dire, anche nel quotidiano lavoro dei dipendenti, la moralità e il profilo sociale e rispetto, per esempio, delle donne, un programma che si sarà avviato, rilevano. Quindi attraverso la lettura del bilancio di responsabilità sociale effettivamente si può cogliere l'essenza